2 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una ricorrenza dedicata quest'anno alle perle di Kabul, cioè alle donne afghane, vero e proprio simbolo di dignità e diritti femminili calpestati. Una conferenza stampa al Senato ha parlato di loro e anche di alcune iniziative pensate per dare voce al loro dramma. Sentiamo Francesca De Martino. Burka uguale omertà, una semplice equazione per denunciare il silenzio dell'Occidente sulle violenze che ancora oggi le donne afghane subiscono. Le chiamano perle di Kabul, a loro quest'anno è dedicata la giornata internazionale contro la violenza delle donne. A loro che più di chiunque altro incarnano una negazione dei diritti e dell'umanità, perché se rifiutano di andare spose a uomini che potrebbero essere loro nonni, finiscono dritte in galera. Così le carceri afghane sono piene di donne che si sono ribellate. Tutto questo oggi a 10 anni dalla guerra contro il regime talebano e sotto il governo Karzai, gradito all'Occidente, un Occidente che però continua a tacere. La stessa Unione Europea accusa la parlamentare fidelina Suad Sbai, ha da poco censurato un filmato di denuncia sulle perle di Kabul, motivando questa decisione con il rischio di ritorsione sulle donne afghane. L'influenza culturale talebana è penetrata in maniera diffusa e continua ad essere presente e va sradicata soprattutto combattendolo sul piano culturale, questa che è una privazione di libertà innanzitutto e privazione di dignità alle popolazioni afghane. Noi riteniamo che ci sia un dovere di ingerenza laddove vengono violati gli elementari diritti umani e qui si tratta di diritti umani fondamentali. Tra le iniziative della giornata sulla violenza contro le donne che sono state messe in campo per quest'anno, anche la denuncia al Tribunale Internazionale dell'AIA del governo di Kabul. L'accusa è chiara, violazione dei diritti umani. Per questa prima edizione...